Buonasera a tutti. In questo video volevo dire sia lodato Allah è la nostra luce e la nostra guida. Bene, premesso questo, volevo dirvi perché ho scelto l'Islam, anche se è un Islam di tipo particolare, il Crislam, che è un misto di cristianesimo e Islam. Perché mi sono convertita? Perché, come ho detto nei video precedenti, ho trovato valori che l'Occidente ha dimenticato in parte. Questi 2 mesi di reclusione, di forzata reclusione, che ora fortunatamente sembra essere finita, mi hanno fatto capire i veri valori della vita. Quindi non credo che nella mia vita cambierà molto. Continuerò a occuparmi della mia famiglia, a fare la spesa, a occuparmi dell'orto e in più avrò questi forti valori che mi impongono determinate regole, come quella di coprirmi in pubblico, di indossare l'hijab, ma soprattutto quella di dire alle persone, perché l'Islam si predica con le parole, non con la violenza. Credete e convertitevi a Dio, perché l'Islam non è soltanto quello della jihad violenta, delle bombe, ma è anche quello di Al-Hallaj, che morì martire nel 922 d.C. e che disse: Dio è amore. Questo Dio è amore, ricorda tanto il cristianesimo, quindi convertitevi, credete, perché l'Islam che vi predico io, che vi sto predicando, non è quello che voi conoscete dei talebani, dell'ISIS. È una via fatta di amore, di donare se stessi agli altri. E il tuo Signore non ti ha dimenticato. Per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Non ti ha disprezzato né ti ha abbandonato. Per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Questa sura è quella che preferisco e che ho imparato a memoria. Per la luce del mattino, per la notte quando si addensa, cioè c'è un ritmo poetico che fa capire, come nella famosa Nicchia delle luci di Al-Ghazali, che riprende dei passi della sura 24, come l'Islam non è soltanto quello delle bombe, dell'integralismo, ma è anche una via lastricata di amore in cui Gesù deve tornare come Messia. È anche una via in cui la donna non è più soltanto un oggetto commerciale, in cui c'è un valore, valori dimenticati, valori che il Crislam fa vedere sottomissione ad Allah. Io e mio marito non sono sottomessa, ci rispettiamo reciprocamente, quindi convertitevi e credete però in un Islam diverso che l'Islam che predico io, forse un Islam eretico, ma benvenuta sia questa eresia contro ogni integralismo, contro ogni jihad dei talebani, dell'ISIS, perché quello non è Islam. Io credo che il mio sia Islam, quello di Al-Hallaj, una via fatta d'amore, dove Martin Luther King, Gandhi sono nella Jannah al cospetto di Allah. Con questo è tutto, vi saluto.